Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che la campagna elettorale sia finita già da qualche mese. Mi attendo da questo governo e mi sarei atteso dalle dichiarazioni del Presidente Musumeci, una riflessione operativa, perché le dichiarazioni programmatiche non sono semplicemente un j'accuse. Su ciò che avrei provato, e mi permetto di dire, eravate in aula quest'anno, non ci si può essere meravigliati, come se si fosse a Lecce nel paese delle meraviglie. E questo desidero sottolinearlo perché è fondamentale. Le consegno una premessa, signor Presidente: tre detti siciliani, che lei è un cultore come me, tra i quali articoleremo questo mio breve intervento. Senza sotte non si canta missa, primo detto. Secondo detto, ubisci fede da testa. E per quanto riguarda il terzo detto, che ora le consegnerò nell'articolazione dell'intervento, più una sana riflessione che ora le consegno, prima questione. Nel suo intervento lei ha fatto un cenno generico a quella che è la situazione finanziaria, che è la cosa invece più urgente, signor Presidente, soprattutto quello che io non ho colto è la puntualità degli interventi che volevate fare, perché non possiamo immaginare di accelerare la spesa dei fondi europei se non abbiamo liquidità per attivarla. Parliamoci chiaramente, la Regione non ha liquidità. Chiamiamo le cose con nome e cognome. C'è un problema di fondo, questi 15 miliardi e mezzo di cui tutti ne parliamo come se fossero appunto la panacea di tutti i mali ereditari della Sicilia e per i siciliani. C'è un piccolo problema di fondo, che allo stato attuale è esattamente 66 miliardi 693 mila 294, pari 0,4%. Risulta speso per la programmazione 2014-2020. La questione che io le pongo, parlavo poco fa con altri assessori qui presenti, risulta un dato anche delicato, pericoloso, che riguarda gli impegni, perché risultano impegnati 5 miliardi e mezzo. Ma guardate che questi impegni non vorrei che fossero assegni duble fasse, perché gli impegni vanno puntualmente verificati.